Un piano per lo sviluppo del turismo di lusso in Europa potrebbe portare a una crescita del valore del settore fino a 520 miliardi. È quanto emerge dallo studio dell'European Cultural and Creative Industries Alliance. Il comparto produce uno straordinario effetto moltiplicatore. La spesa giornaliera è di 8 volte superiore a quella del turista medio e le strutture ricettive occupano il doppio dei dipendenti rispetto alla media. Il settore lusso, che copre il 2% delle strutture ricettive, genera quasi il 22% del fatturato turistico europeo complessivo e concorre a circa il 22% della spesa in alloggi e fino al 33% della spesa per cultura, intrattenimento e shopping. Lo studio indica alcune possibili leve di sviluppo: la creazione di una proposta sostenibile e naturalistica, il miglioramento delle infrastrutture di mobilità di alta gamma, la semplificazione della politica di rilascio dei visti e un sistema formativo focalizzato sull'ospitalità d'eccellenza. Lo studio segue quello pubblicato dall'osservatorio Confturismo Confcommercio, che evidenzia che l'indice di propensione al viaggio è tornato allo stesso livello pre-pandemia a 67 punti e 23 milioni di italiani tra i 18 e i 74 anni di età sono intenzionati a partire nel periodo estivo, anche se in uno scenario caratterizzato da una certa volatilità. In cima alla classifica delle preferenze di vacanza c'è, come da tradizione, il mare, seguito dalla montagna e dall'esperienza culturale, in città ma anche nei piccoli borghi.